e Privacy è il convegno di informatici e giuristi dedicato ai problemi della privacy nell'era digitale. Viene organizzato dal progetto Winston Smith, associazione senza fini di lucro nata nel 1999, che si occupa della difesa del diritto alla privacy, e da Hermes, centro studi, trasparenza e diritti umani digitali. La prima edizione di e-privacy si è tenuta nel 2002 a Firenze. Allora il tema era riservatezza e diritti individuali in rete, come difendersi dal Grande Fratello nel terzo millennio. Il tema di questa edizione è stato i dati perduti, processo al cloud. Ritornando sull'argomento cloud computing e privacy, che già era stato il tema del 2011, il manifesto di questa edizione dice: perché ripetersi? Cosa è cambiato? L'avvento del cloud ha confermato i timori espressi sulla perdita di privacy e di identità digitale e sta producendo un effetto imprevisto, la perdita della rete. Da backup e contenitore di dati, il cloud si è evoluto in fornitore virtuale di servizi IT in grado di gestire infrastrutture aziendali senza server fisici e storage locali. Ogni sistema IT sembra oggi fatto solo di comunicazione, ma non di sola comunicazione è il tessuto della rete. Ci sono i dati personali e non, ci sono processi. Ma se i dati sono solo nel cloud? Il cloud non è parte della rete. Il cloud è una proprietà privata di chi lo fornisce come servizio. Molti usano il cloud senza saperlo. Certi servizi sono offerti gratuitamente, si dice, ma qual è il costo allora? Insieme a dispositivi, registrazioni e programmi, l'utente non ne percepisce neppure l'esistenza. Ma i dati, dove sono? Perché a volte non siamo solo noi a decidere che sorte hanno i nostri dati, ma sono anche le persone che quei dati generano e gestiscono al di là della nostra volontà. La questione non è se li hanno perduti perché li hanno persi, ma fino a che punto? Fin dove si estende la perdita dei diritti sociali, economici, civili, politici, umani dei figli del cloud? Quest'anno, approfittando della sede all'interno di un tribunale, è stato organizzato un vero e proprio processo al cloud, con imputazione, requisitoria dell'accusa e arringa della difesa. E naturalmente la sorprendente sentenza finale. Dispi gli articoli 438 e seguenti, 530,2 codice di procedura penale. Assolve per insufficienza di prove il cloud da tutti i reati ascritti perché i fatti non costituiscono reato, per aver agito l'imputato in forza in stato di forza maggiore, articolo 45 codice penale, con il consenso degli aventi diritto, articolo 50, nonché nell'esercizio di un diritto, ex articolo 51 codice penale. Accoglie la richiesta del procuratore e trasmette gli atti ad altro giudice che, su suggerimento del mugnaio di Potsdam, individua nel giudice di Berlino, affinché valuti la sussistenza di ulteriori reati a carico soprattutto delle procure della Repubblica, delle polizie e delle varie agenzie di intelligence degli stati cosiddetti democratici, in relazione alle continue ingerenze nella vita privata dei cittadini, nei domicili informatici e nella riservatezza delle comunicazioni, in violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nonché affinché valuti responsabilità a carico degli utilizzatori e in generale delle pubbliche amministrazioni per eventuali cooperazioni colpose alla compromissione della sicurezza informatica dei dati nel cyberspazio. Ordina ai gestori cloud di adeguare i propri servizi ai più alti standard disponibili allo stato dell'arte in relazione a tutti i profili indicati nei capi di imputazione. Così deciso in Venezia il 14 ottobre 2017. Dalla sua nascita, e-privacy ha visto crescere tra i relatori i giuristi e decrescere gli informatici. Più legge e meno tecnica mi ha fatto pensare che fosse un segno dei tempi e ho chiesto direttamente ai relatori. Sì,
Il processo di oggi ha descritto il fatto che gli utenti, i cittadini e anche le pubbliche amministrazioni utilizzino servizi senza averne la reale consapevolezza, e questo provoca dei problemi, incide sulla riservatezza dei dati personali e anche sulla disponibilità e anche sul rischio che dati sensibili o anche dati non personali ma rilevanti, dati critici, vengano dispersi o vengano diffusi o vengano perduti o addirittura riemergano dopo anni nonostante siano stati cancellati. Tutto questo è stato oggetto della discussione della successiva sentenza, ma è importante sottolineare che al di là delle criticità delle infrastrutture, al di là dei problemi tecnici, e soprattutto la condotta degli utenti, la condotta dei cittadini a dover cambiare. Occorre maggiore consapevolezza, occorre sapere i rischi degli strumenti che si utilizzano, occorre essere a tutti gli effetti preparati all'ecosistema digitale in cui viviamo. Troppo spesso noi utilizziamo delle tecnologie che non siamo in grado di comprendere. Uno, perché non vogliamo comprenderle; due, perché non abbiamo la cultura; e tre, perché non abbiamo proprio la volontà di impegnarci a farlo. E deleghiamo al fatto che la legge ci deve proteggere dalla nostra ignoranza su queste cose. Invece la cosa è completamente sbagliata. L'utente deve capire che cosa deve fare, deve imparare la tecnologia. Non si pretende che diventi un hacker, ma si pretende che abbia la conoscenza minima per riuscire a capire a quali rischi si espone. In questa maniera è in grado di utilizzare la tecnologia correttamente. Dopo non si dice che i cloud provider non facciano le cose in maniera particolarmente fumosa per non far capire quello che stanno facendo, però anche è vero che l'utente è il primo responsabile di quello che sta condividendo, che sia sul cloud, su un social network o su una qualunque altro tipo di tecnologia. Buongiorno, allora il mio intervento di ieri sostanzialmente ha parlato proprio di questo, cioè di responsabilità degli utenti, ma anche di responsabilità del provider nei quelli che sono i trasferimenti di dati ormai naturali nel cloud, perché stiamo parlando di trasferimento dati naturali, nel senso che ormai li facciamo in automatico e non ci rendiamo neanche più conto di quanti ne facciamo, cioè moltissime. Ormai trasferiamo dati in cloud in tutti i modi, Facebook, Google, email e quant'altro. Io credo che l'utente deve cominciare ad ascoltare, perché adesso diventano sempre più facili le informative, che adesso saranno anche, come si dice, a cartoni animati, con icone, quindi capire che cosa succede anche per quel che concerne il cloud, e dall'altra parte dei fornitori di servizi, di provider, che devono necessariamente, che siano europei o che siano extraeuropei, avvalersi di quello che dice il regolamento, che vuol dire trasferimenti corretti, misure di sicurezza adeguate, diventare responsabili e quindi seguire le istruzioni del titolare, cioè colui che gli va a trasferire i dati, o con titolari del trattamento, e quindi essere assoggettati fondamentalmente a quella che è la disciplina, la nuova disciplina sulla privacy, che è sicuramente più stringente. La prima cosa che secondo me è importante è considerare che la popolazione non è fatta di minorenni o di sottosviluppati. Abbiamo tutti un cervello, sicuramente il problema della privacy è un problema enorme, dobbiamo porcelo tutto, soprattutto come un processo costante, cioè non è un punto d'arrivo ma è un processo costante dove deve guidare costantemente le nostre azioni. Sono piccole cose, si possono fare, ma nel momento in cui entra proprio in un modus operandi delle persone, poi diventa un processo veramente automatico. Forse questa è la cosa più importante, al di là di qualsiasi norma giuridica o contrattuale. Ritengo che sia opportuno e necessario che gli addetti ai lavori sensibilizzino sui pericoli della rete, sui servizi offerti dalla rete, in modo tale che i cittadini, soprattutto anche i giovani, usino questi mezzi con consapevolezza. Molti progetti sul cyberbullismo hanno dimostrato come gli stessi imprese che offrono questi servizi si stiano facendo parte attiva per educare i ragazzi anche nelle scuole. L'impegno individuale può arrivare dalla coscienza che è una persona. Se però uno non gli dice, quando per esempio siamo bambini, andiamo a scuola, non ti danno un'informazione di base, cioè se non sai che le cose ci sono, non le vai neanche a cercare. Quindi è vera sia l'una che l'altra cosa. Bisognerebbe insegnare anche nelle scuole a capire la tecnologia, a difendersi dalle minacce, insomma, ad avere una consapevolezza di quello che si fa, come ogni cosa d'altra parte. E poi sta anche nell'individuo, naturalmente. Però naturalmente, se
non si dà un punto di partenza, l'individuo da solo non sa, tende ad ignorare, tende a semplificare, perché quello che succede oggi nella maggior parte dei casi è che nessuno sa, si fanno le cose senza sapere. Negli anni 90 abbiamo pensato che avremmo dovuto imparare tutti a crittografare per poterci salvare dall'invasione della nostra privacy, mentre adesso sembra che bastino le leggi a difendersi. Non è così. E dobbiamo fare quanto più possibile come utenti per reclamare i nostri diritti e conoscere questi ambienti. Secondo me è la stessa tecnologia che ti può aiutare a curare i suoi limiti e i suoi problemi. Chiaramente le istituzioni devono comunque intervenire, ma in modo assolutamente trasparente, affinché poi sia il singolo a poter scegliere e decidere. Devono essere presentate le opzioni, devono essere offerti gli strumenti, il più possibile a titolo gratuito, come avviene tipicamente in rete, il più possibile aperti e quindi, ripeto, trasparenti, visibili e conoscibili da tutti, a prescindere dalla loro alfabetizzazione informatica. Ma sicuramente il cittadino ha l'obbligo di formarsi, di imparare, di conoscere, però questo obbligo non è un obbligo civico, si direbbe, ai sensi della Costituzione italiana, quindi è qualcosa che va richiesto ma non si può pretendere. La legge in questo deve aiutare, favorire la creazione di cultura, ma non la può imporre, quindi non si può pretendere dal cittadino la piena conoscenza, soprattutto di aspetti molto tecnici come la crittografia o altre cose. Si è confermata la tendenza naturale di privacy, che era cominciata come un convegno di tecnologi in cui dopo un po' di tempo sono cominciate ad arrivare altre figure, inclusi ovviamente avvocati, che lentamente sono cresciuti, sono diventati la maggioranza e ora finalmente si dimostra che hanno preso il potere, perché ci troviamo nella sede più a loro più consona e come tecnologi siamo diventati poco più che degli spettatori, ma tutto sommato questo credo sia una tendenza naturale, quindi non c'è neanche da porsi il problema se assecondarlo o no, perché come la marea che sale è una tendenza naturale. Semmai si potrebbe essere forse tranquillizzati, malgrado il pessimismo che sempre ha caratterizzato il lavoro delle persone che si preoccupavano di privacy, di diritti civili in rete, da questa considerazione. La responsabilità che una volta era solo e esclusivamente degli utenti, grazie anche all'attività dei nostri amici avvocati, si sta presumibilmente spostando sulla società civile in genere, sui corpi dello Stato, sulle leggi, che devono loro adesso occuparsi della sicurezza dei cittadini, non solo dal punto di vista, che ne so, militare, ma anche dal punto di vista di quello che gli può succedere in rete, con l'internet delle cose, eccetera, eccetera. Questo a me personalmente conforta, perché il comportamento della generalità dei cittadini da quando sono andati su internet è una chiara dimostrazione che non dell'intelligenza artificiale ci si deve preoccupare per il futuro, ma della stupidità naturale del presente. E quindi il fatto che la responsabilità venga spostata dagli individui alla società forse è l'unico modo per tentare di risolvere il problema.